皆さん、こんにちは。あれです。今日、会話をしましょう。今日のトピックは、大学ですよ。早速、始めましょう。シビア。Ciao Ale. Come stai? Bene, dai, tutto bene. Anch'io, dai, ho finito questa sessione di esami, sono stanco morto. Penso anche tu che abbia fatto così e niente, volevo parlarti un pochettino dell'università, appunto, visto che abbiamo appena finito gli esami dell'università. Tu che cosa ne pensi dell'università? Allora, è un In Italia. argomento, sì, certo, in Italia, è un argomento molto vasto. Premetto che io frequento l'università pubblica in Italia. Mi piace molto studiare, quindi mi piace frequentare corsi, ma non sopporto quando incontro dei professori incompetenti o che non accettano le opinioni degli studenti. E diciamo che in base alla nostra esperienza ci sono diversi professori che non accettano assolutamente l'opinione degli studenti e ecco, questo non mi va giù, perché non mi sembra l'idea di università pubblica che democratica che vorremmo avere in Italia. Tu cosa ne pensi? Sì, anch'io. Io ho avuto delle esperienze dirette e devo dirti che ci sono rimasto veramente male perché oltre al fatto di non farmi venire voglia di studiare le lingue, soprattutto il giapponese che a me piaceva, mi ha anche causato dei problemi di stress e di nervoso. Cioè, è una cosa che la gente sottovaluta. C'è gente che si è addirittura ammazzata per l'università, talmente era stressata. Quindi questa cosa dell'università bisogna prenderla seriamente, perché la gente fa violenza psicologica e questa cosa non fa bene all'individuo. E questa cosa, secondo me, ci deve lavorare ancora tanto l'Italia e forse anche altri paesi. Io non so com'è al di fuori dell'Italia. Spero che in Giappone sia messa meglio la situazione universitaria. Io non so, quindi non posso giudicare, però in Italia è veramente una vergogna e la cosa va peggiorando, sempre peggio. Sì, diciamo per stemperare il discorso, in base alle nostre esperienze, alcune caratteristiche sono veramente vergognose, più che altro alcuni aspetti del rapporto col professore sono vergognosi, oppure della competizione che c'è tra studenti, che viene veramente esagerata, però vabbè, ci sono anche aspetti positivi. Ad esempio, un aspetto positivo dell'università in Italia. L'aspetto positivo dell'università in Italia è che puoi chiacchierare tantissimo con delle persone. Però io ero uno dei primi che chiacchierava fuori dalle lezioni, non durante le lezioni. Ma dopo che è finita l'università, nessuno si è fatto più sentire e quindi alla fine è come se ci si abbandonasse tutti e tutti ritornano a essere da soli e devono aiutarsi da soli. Non ho avuto contatti di nessuno rispetto a quando ero all'università, che ogni volta c'era qualcuno con cui parlavo oppure comunque con cui ci si divertiva. Adesso la situazione è cambiata e con il coronavirus, ovviamente, essendo tutto a distanza, la cosa non fa altro che peggiorare. Sì, diciamo che la parte più bella forse era proprio l'aspetto sociale, fare amicizia, conoscere persone che poi magari ti sarebbero state utili in futuro, comunque nella vita, come amicizie, nel senso anche come legami tra esseri umani. Adesso esatto. Con il coronavirus, facendo tutto online, c'è molta competizione, quella è rimasta, ma i rapporti umani sono pochi. Sì, poi un'altra cosa che mi dà un pochettino fastidio dell'università è che nelle università pubbliche ovviamente non hai le stesse possibilità di quelle private, quindi in pratica la legge è una: se tu hai tanti soldi puoi avere successo, se tu hai pochi soldi puoi rimanere disoccupato o puoi comunque avere un lavoro che non guadagni niente. Ti può andare di fortuna, ci sono le eccezioni, però l'Italia diciamo che ha ancora tanto a lavorare su questo. Anche per andare in Giappone, per gli studenti delle università pubbliche non ci sono tutte queste possibilità rispetto a quelli delle università private. E per andare in Giappone servono soldi, perché comunque andare in Giappone costa, come per i giapponesi arrivare in Italia costa. Certo. E questa cosa non è presa in considerazione ed è una grave mancanza, secondo me, dell'istituto in sé e dell'istituzione universitaria. Sì, è vero.